qua è il laboratorio. Questi qua sono per darti le misure, se hai un manico più lungo, questa o così. È come la smorza, ecco. Questa è la smorza che lavora in quel sistema qui. Questa l'aveva fatta mio padre, ma no, ma da noi la chiamiamo la cavra, capra, perché ha le sembianze. Questa qua non è una capra, diciamo, di misura normale. Questa qua veniva usata la maggior parte delle persone che facevano le sedie, e giravano per tutto. Era molto più ridimensionata e poi la smontavano, veniva portata a spalla. Questo è l'inizio. Prima, adesso è parecchi anni che la facciamo io e Luca, facciamo una sagoma e cominciamo a tracciare la maschera così. Da dopo così si fa un buco e la mettiamo sul cavalletto, su quel posto qua. C'è chi la lavora in piano che in piedi. Adesso faccio vedere questa che è già il buco, che è già a portata. La metto su così. Questo qua è un modo di fissarla, ce ne ha parecchi modi, noi facciamo quel modo qua così. Quando è su così, c'è chi lavora in piedi, io d'abitudine la lavoro sempre in piano così. Quei legni qua glielo metto secondo quando voglio che siano più in piano e poi lavoro in quel sistema qua. Questi qua sono le mie sgorbie, i miei scalpelli. Purtroppo devo mettermi i guanti perché con quella mano qua non ho più presa. Adesso sono tutto da ripassare piano piano, da tirar via i segni dello scalpello, perché adesso l'abilità di far vedere i tagli il meno possibile. Vedi? Da una parte sei di mano, dall'altra no. Poi bisogna cercare di farne una parte e l'altra cercare di farla simile. E per vederla, anche se è in piano, di norma la metti giù su un tavolo, guardi. Poi devi guardarla anche girandola così, vedere se il naso lo vedi da tutte e due, di qua che il naso è un po'... Dopo devi cercare di tirarlo un po' da tutte e due le parti simili. Vedi che qua vedi il difetto e così non lo vedi. Ho la fortuna di aver avuto un nonno che faceva il falegname e avevo qua tre scalpelli e ho cominciato la prima, l'ho forse fatta sui 15-16 anni. Scuola però, io ho imparato la mia scuola. Vedevo, ho cercato di farle simili a quelle che erano intagliate prima dalle vecchie. Ecco, faccio abbastanza le maschere tradizionali di come c'erano ai tempi. Nel cassone degli attrezzi vecchi avevo trovato il ferro di mio nonno e allora ho usato quello come marchio, è ancora quello che uso. Peduzzi Battista, L. Liendel, diciamo il mio soprannome del paese.